perde il controllo dell'auto e finisce in una scarpata. Automobilista soccorsa dall'eliambulanza. Attimi di paura in località Trebbiantico a Pesaro. Consiglio comunale monotematico sulla sanità a Pesaro. Al centro del dibattito il nuovo ospedale di Muraglia. La Regione Marche rassicura, rispetteremo il cronoprogramma. Maremoto a Fano, un'esercitazione regionale, aperto virtualmente il COC ed attivati protezione civile, servizi sociali e associazioni di volontariato. Prevenire truffe e furti. I carabinieri informano i cittadini su come tutelarsi dai malintenzionati. Prossimi incontri al Poderino e a San Lazzaro di Fano. Nuovo centro natatorio, siglato il protocollo d'intesa che disciplina la graduale consegna degli impianti al comune di Fano. L'obiettivo è inaugurare la struttura entro Natale. Presentato il nuovo opuscolo eventi della città di Fano e dell'entroterra, all'interno tutte le iniziative dall'autunno alla prossima primavera. Calcio con la squadra Carissimi e il mister dell'Alma Juventus Fano, la pallavolo con la Smart System e il motociclismo con il pilota fanese Marco Gaggi. Stasera su Fano TV torna Sportissimo. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 19 di Fano TV. Un saluto anche a chi ci segue sulla nostra pagina Facebook. Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in località Trebbiantico a Pesaro. Una donna ha perso il controllo dell'auto ed è scivolata in una scarpata di ben 5 metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. I pompieri hanno dovuto riportare sul piano stradale la conducente dell'auto, che successivamente è stata presa in consegna dai sanitari e caricata in eliambulanza per il trasporto in ospedale al Torrette di Ancona. Una volta soccorsa la conducente, i pompieri hanno messo in sicurezza la vettura. E ieri a Pesaro il Consiglio Comunale monotematico sulla sanità, presente il governatore della regione Acquaroli, che ha parlato della costruzione del nuovo ospedale nel quartiere di Muraglia. Il servizio è di Marco Lonigro. Il nuovo ospedale di Muraglia e non solo, diversi temi affrontati durante il Consiglio Comunale monotematico sulla sanità svoltosi a Pesaro lunedì 6 novembre. Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e l'assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, hanno risposto all'invito dell'amministrazione comunale pesarese per discutere sulle problematiche legate alla sanità. È importante essere sempre in capacità relazionale con i territori, con le città importanti della nostra regione, soprattutto in una città dove sta partendo un'infrastruttura importantissima, un nuovo ospedale attesissimo dopo tanti anni, e la città ha anche il comprensorio dove la riforma sanitaria sta incidendo in maniera significativa, dove stiamo cercando di riunificare, abbiamo già riunificato l'area vasta e Marche Nord, e dove noi puntiamo tantissimo per abbattere la mobilità passiva. Il presidente Acquaroli si è detto disponibile al confronto, pochi dubbi sul futuro della sanità pesarese. A distanza di circa 18 mesi dal primo consiglio comunale monotematico, il governatore della Regione Marche ha parlato così della situazione attuale. Il futuro della sanità pesarese è una sanità maggiormente in sintonia e maggiormente coordinata, e soprattutto una sanità che è in grado di dare un messaggio anche al territorio, come del resto anche nell'altra parte della nostra regione. Una sanità che ha necessità di riequilibrare il ruolo dell'aguzia col territorio, per far sì che si riesca a creare un maggior filtro e soprattutto un'azione che possa dare le risposte che i nostri cittadini si attendono. La situazione è una situazione che sta procedendo verso le riforme che abbiamo stabilito. Le immagini che io ero venuto qua circa un anno fa, siamo al terzo anno, oltre un anno siamo stati condizionati fortemente
anche nella relazione alla pandemia. Dopo, subito dopo, abbiamo avuto un primo consiglio comunale monotematico aperto, siamo qua per il secondo consiglio monotematico aperto. A me fa piacere questo tipo di rapporto che si stabilisce, perché è un rapporto di natura istituzionale. Il fatto che ad un consiglio comunale di Pesaro sia presente il presidente della regione, il vicepresidente e assessore alla sanità, l'assessore all'edilizia, significa in modo inequivocabile che c'è una volontà di cooperare tra le istituzioni che formano la Repubblica. Domandiamoci e domandate quante volte il presidente della regione, che ha dello stesso partito della maggioranza, ha partecipato a un consiglio comunale a Pesaro con i suoi assessori. Noi è la seconda volta che veniamo, abbiamo fatto tutta una serie di riunioni, ma è un nostro dovere, non è una, diciamo così, una elargizione di bontà. Si è parlato del nuovo ospedale di Pesaro. Recentemente è stata pubblicata la gara per il progetto e l'assessore regionale Francesco Baldelli ha parlato di opera importante che dimostra la grande attenzione della giunta Acquaroli nei confronti della città pesarese. Non solo è stata pubblicata, ma oggi abbiamo già il risultato di quanti studi di progettazione hanno partecipato alla gara per la costruzione del nuovo ospedale di Pesaro. Ben 12 studi, una gara molto partecipata, di cui siamo orgogliosi, perché la prima gara di questo tipo è stata pubblicata proprio dalla Regione Marche. Il più grande investimento mai realizzato dalla nostra regione si realizza a Pesaro. Questa è la dimostrazione della grande attenzione della giunta Acquaroli verso questo capoluogo provinciale, che negli anni passati ha parlato per decenni di nuovo ospedale, forse distogliendo le attenzioni della comunità e mai realizzandolo. In soli 30 mesi siamo arrivati alla gara e alla partecipazione di ben 12 società di progettazione. Faremo grande attenzione al contesto urbanistico in cui si va ad inserire il nuovo ospedale nel quartiere di Muraglia, perché vogliamo l'integrazione di questo nuovo grande presidio in un territorio molto fragile ma anche molto bello. Credo che se parliamo con qualsiasi cittadino, 9 su 10 ti dice che negli ultimi 3 anni è peggiorata, sono aumentate le liste d'attesa, è aumentata la mobilità passiva, addirittura tante persone vanno a partorire a Rimini, in Romagna, quindi c'è un problema, è vero, e dopo 3 anni bisogna smettere di dare la colpa a chi c'era prima, bisogna prendersi le proprie responsabilità. E abbiamo fatto un buon accordo sull'ospedale, ovviamente non è l'ospedale che io volevo un ospedale più grande, lo volevo prima, si è perso anche parecchio tempo, e però è un bel investimento per la città, perché sono oltre 200 milioni di euro per la città di Pesaro. Il punto vero è che cosa ci vogliono fare dentro questo ospedale. Hanno smantellato l'azienda sanitaria, l'azienda ospedaliera, che era, diciamo, lo strumento per avere qua delle eccellenze, reparti di eccellenza, medici di eccellenza. E poi che fine fa l'integrazione con Fano, e questo come si rapporta col resto del territorio provinciale? Pare che ci sia molta confusione, molte domande fatte dai consiglieri comunali sono rimaste in evase, e c'è proprio una difficoltà anche nello spiegare il sistema organizzativo. Che cosa succede? Che ci sarà un unico primario per i 4 ospedali della provincia di Pesaro Urbino? Ognuno avrà il proprio primario? Insomma, ci sono molte domande in evase. Ovviamente abbiamo fatto anche il punto sull'ospedale, c'è un cronoprogramma, speriamo che i tempi vengano rispettati, vogliamo essere coinvolti sia nel progetto sia nel cronoprogramma dello spostamento dei reparti, perché credo che sia fondamentale coinvolgere la città. In più chiediamo alla Regione di intervenire sul San Benedetto, ancora non ci hanno messo un euro, e in generale di non sottovalutare i problemi nella psichiatria, i disturbi alimentari, i problemi della sanità territoriale, che sono enormi e che riguardano tutto il paese, ma nel nostro caso sono ancora più gravi. Quindi abbiamo fatto una bella discussione, ognuno con le proprie idee, però credo che sia servita il Consiglio Comunale ad incalzare sui temi della salute dei cittadini, e nei prossimi mesi continueremo. Un arresto, oltre 2.700 persone controllate e 240 servizi di vigilanza in stazione e a bordo treno. Sono alcuni dei risultati relativi all'attività svolta dagli agenti della Polizia Ferroviaria delle Marche, Umbria e Abruzzo nella settimana appena trascorsa.
A Pesaro il personale dipendente è stato impegnato nei servizi ad alto impatto al fine di contrastare l'illegalità presente sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari o minori non accompagnati, nonché contrastare i reati di danneggiamento che avvengono sui treni lasciati in sosta, come i graffiti perpetrati dai writers. Ad Ancona, invece, è stato arrestato un 33enne rumeno che a suo carico aveva un mandato di cattura, dovendo espiare una pena di 3 mesi di reclusione, poiché non in regola con le norme sul soggiorno in Italia. E proseguono gli incontri organizzati dalla compagnia Carabinieri di Fano a favore della cittadinanza e con una particolare attenzione alle persone più anziane e fragili, finalizzati a fornire tutte le informazioni utili per tutelarsi da truffe e furti. Dal modo di presentarsi dei truffatori, solitamente gentile ed elegante, alla necessità di non aprire a nessuno e di non acconsentire in alcun modo alle richieste di soldi o preziosi. Tra i modus operandi più utilizzati vi è infatti quello di spacciarsi per un avvocato o un maresciallo dei carabinieri che telefonano dichiarando che un loro congiunto è stato arrestato o coinvolto in un grave incidente stradale, preannunciando l'arrivo di un rappresentante per riscuotere contanti necessari per evitare i problemi di legge. Tra tutti, il consiglio più prezioso rimane sempre quello di chiamare immediatamente il 112. Gli incontri di questa settimana si terranno domani, mercoledì 8 novembre alle ore 18, all'Associazione Vivere Poderino in piazza Unità d'Italia e giovedì 9 novembre alle ore 17 all'Oratorio San Lazzaro di Fano. Entrambe le iniziative saranno curate dal luogotenente carica speciale Mario Facciolla, comandante della stazione dei Carabinieri di Fano. Un terremoto che può generare onde di maremoto era l'emergenza sulla quale questa mattina la Regione ha voluto testare la prontezza del Comune di Fano attraverso un'esercitazione. È stato aperto virtualmente il COC, il Centro Operativo Comunale, e sono state attivate la Protezione Civile ed altre associazioni di volontariato. Sentiamo. Anche il Comune di Fano deve essere pronto a gestire eventuali scenari di maremoto e questa mattina la Regione vi ha messi alla prova. Come è scattata questa esercitazione? Sì, è scattata alle 9 circa di questa mattina, quando è arrivato il messaggio dalla sala della Protezione Civile della Regione Marche, che ci ha avvisato appunto che si stava simulando per tutta la Regione Marche un evento di maremoto che si, diciamo, ipotizzava al largo delle coste della Grecia e che la cui onda avrebbe raggiunto le coste marchigiane intorno all'una di questa mattina. E quindi, come tutte le simulazioni, ovviamente per verificare che anche gli uffici tecnici del Comune fossero pronti a rispondere a tutte le esigenze della popolazione, abbiamo messo in atto tutte quelle pratiche che questa simulazione voleva e abbiamo iniziato a censire le persone coinvolte nella fascia costiera interessata da questa allerta, abbiamo iniziato anche a censire le persone, tra queste, che erano anziani soli oppure persone con disabilità che comunque avevano bisogno di un'assistenza particolare, in maniera tale che, nel caso fosse stata vera questa emergenza, li avremmo potuti spostare con una certa priorità, in quanto non era possibile farlo con altri mezzi, e quindi li avremmo spostati noi. Abbiamo considerato che nel caso di un allertamento di questo tipo le persone da spostare sono circa 259 nel Comune di Fano, secondo i dati dei residenti che avevamo, e quindi ci siamo attrezzati affinché questo nella realtà si potesse verificare in caso di emergenza. Ovviamente era tutta una simulazione, ovviamente era tutto un test, ma è stato utile per verificare la prontezza dei nostri livelli. Dopo poco tempo eravamo già sul pezzo e ovviamente per verificare che tutto funzionasse bene. Saverio, qual è stato il ruolo della Protezione Civile? Il ruolo della Protezione Civile è, una volta che il Comune ci ha chiamato per l'apertura del COC, noi abbiamo la gestione del volontariato all'interno del COC, quindi abbiamo attivato in modo particolare le associazioni che sono ricomprese nel Comune di Fano, e quindi l'Aeroclub, K9, Mare Dentro, FVM, Salvamento Genova, la Croce Rossa
e il nostro CB Club Mattei. La risposta è stata quasi immediata di alcune associazioni, tra cui l'Aeroclub ha messo a disposizione in pratica 3 piloti e 2 volontari generici, Mare Dentro ha messo a disposizione 2 volontari, così anche la Croce Rossa 2 volontari specializzati per il soccorso e 2 volontari generici, e il CB Club Mattei 12 volontari. Poi abbiamo avuto delle chiamate, delle simulazioni per trasportare le persone da casa all'area d'attesa, in pratica fino all'area di accoglienza. Man mano che i servizi sociali o l'ambito ci ha coinvolti, in pratica ci siamo adoperati per questo. È stata una bella iniziativa, inaspettata, e questo è quello che funziona meglio. Sicuramente ci sarà un debriefing, e dal debriefing verranno fuori le cose da migliorare, come sempre, se ci sono. E a Fano prosegue il piano di asfaltature. L'assessore Barbara Brunori ha annunciato che giovedì 9 novembre partiranno i lavori nelle vie del Guercino, della Paleotta, del Domenichino e Niccolò da Fano, dalla strada comunale di Via Papiria a San Michele, in via Nino Bixio e in via Pierpaoli. Prossimamente verranno comunicate anche le altre strade interessate dallo stesso intervento. E procede spedito il percorso che porterà a breve all'apertura del nuovo centro natatorio della città di Fano. Questa mattina è stato siglato il protocollo d'intesa che disciplina la graduale consegna degli impianti a favore dell'amministrazione comunale. L'obiettivo è quello di arrivare all'inaugurazione entro Natale per poi dare avvio a tutte le attività nei primi giorni del 2024. Procede spedito il percorso che porterà presto all'apertura del nuovo centro natatorio. Questa mattina, insieme all'amministrazione comunale e al nuovo gestore, è stato firmato il protocollo d'intesa per la consegna graduale degli impianti, perché la nostra struttura è terminata, i collaudi che sono stati effettuati fino a questo momento hanno dato tutti esito positivo, la struttura è stata certificata e nei prossimi giorni verranno consegnati gli ulteriori certificati che consentiranno poi di ottenere l'agibilità da parte dei vigili del fuoco, e quindi procederemo successivamente alla consegna della struttura. È un passo importante quello di stamattina, che la fondazione ha sottoscritto insieme all'amministrazione comunale e al nuovo gestore, che consente di consegnare appunto gli impianti che sono già in funzione, perché le vasche sono state riempite, gli impianti funzionano, e quindi procediamo a grandi passi per consegnare questa struttura alla comunità che da tanto tempo l'aspetta. E questa sera diamo spazio alle vostre segnalazioni, partendo dalle foto scattate da un nostro reporter di strada che denuncia i numerosi rifiuti gettati dalle mura malatestiane di Fano sulla ferrovia. I controlli sono scarsi, ha aggiunto, la zona è buia e mal frequentata. Pure il verde pubblico, come siepi e alberi, è lasciato all'abbandono. Passiamo ad un altro messaggio. Visitando il cimitero dell'Ulivo, ci ha scritto quest'altro telespettatore, non posso non segnalarvi la poca decorosa bacheca che è posta all'ingresso. Una bacheca senza vetro, con base di legno compensato ammalorato, sul quale vengono affissi degli avvisi di carta plastificata con delle puntine di metallo che alla prima pioggia si arrugginiscono. Questa bacheca ha oltre 30 anni, ha proseguito. Mi chiedo, sarà mai possibile che nessuno dell'amministrazione comunale non si sia mai accorto di questo disservizio? Altre foto ci sono arrivate poi da Sassonia di Fano, dove un altro reporter segnala un pezzo di trave della scultura che vedete in quest'immagine, divelto e con una vite sporgente. Molto pericolosa, ha detto, soprattutto per i bambini che giocano in quel parchetto. E quali eventi ci saranno nella stagione autunno 2023 e primavera 2024? Il Comune di Fano ha ben pensato di realizzare una nuova brochure con tutti gli appuntamenti di bassa stagione in città e nelle zone limitrofe. Vediamo allora di che cosa si tratta nel prossimo servizio.
nuovo opuscolo dedicato alle manifestazioni autunno, inverno, primavera 2023-2024. È stata presentata oggi la guida agli appuntamenti per far scoprire ai cittadini e ai turisti il calendario eventi nella città fanese, un'idea nata grazie alla collaborazione con il tavolo economico del Comune di Fano. Si tratta di una novità finora mai realizzata, ha detto l'assessore agli eventi e turismo Etienne Lucarelli. Molte persone in visita nella nostra cittadina hanno chiesto nei diversi punti IAT l'elenco delle prossime iniziative anche nella bassa stagione ed ecco che nasce così l'opuscolo di 10 pagine ricche di appuntamenti a Fano e non solo. C'è la necessità di conoscere tutte quelle che sono le proposte della città di Fano, del nostro territorio, ma anche come visitare la città, quali sono gli strumenti, e questo rimane uno strumento utile per far questo anche nel periodo invernale, quindi per destagionalizzare. Cosa ci troviamo? Ovviamente tutte le fiere e i mercati che sono presenti nella città di Fano, molto ricercate dai turisti, come lo è il mercato del cittadino, come la fiera dell'antiquariato. Ci troviamo gli eventi che ci sono a Fano e nel nostro territorio, ad esempio novembre, ottobre-novembre sono i mesi del gusto, mentre a Fano abbiamo Sapore Romi d'autunno per due weekend, il nostro entroterra esprime gli eventi e le fiere legate al tartufo o ad esempio l'apertura Cartoceto Dop Festival che nell'areale della Dop comprende anche Fano. Poi si passa a dicembre, un mese molto importante per Fano e per il territorio perché esprime tutte le attività legate al periodo natalizio. Non finisce il Natale che è già ora di Carnevale, infatti tutti gli eventi carnevaleschi che quest'anno partiranno già dal 28 di gennaio prenderanno spazio un mese intero e ci accompagneranno direttamente la primavera. In tutto questo periodo abbiamo una stagione di prosa ma anche tanti altri eventi nel nostro teatro che potranno accompagnare tutte le persone che sono nella nostra città e da qui si apre la Pasqua, ad esempio abbiamo creduto in un evento molto bello che è quello della festa della Madonna del Ponte Metauro, quest'anno ci saranno delle belle sorprese per quell'evento e quindi abbiamo ritenuto inserirlo come evento, così come il tema di Fan Outdoor, quindi regalare un aprile-maggio dedicato ad una possibile attività esperienziale da fare in bici, da fare a piedi. Il programma eventi si trova ovviamente in tutti i punti IAT e nei prossimi giorni verrà distribuito anche in tutte le strutture ricettive ma anche nei negozi del centro storico. Ovviamente tutto il programma eventi lo troviamo anche in digitale nel nostro sito www.visitfano.info, nella nostra nuova applicazione che è visitfano.app. Domani pomeriggio alla Memo di Fano si parlerà di pace e sviluppo e delle sfide della cooperazione internazionale. L'incontro è organizzato da Marche Solidali. Anche l'Africa Chiama, facente parte del comitato di Marche Solidali, domani sarà presente al convegno organizzato alla Mediateca Montanari. Qual è il titolo di questo incontro e da che ora si svolgerà? Allora, il titolo sarà Possiamo ancora parlare di pace e sviluppo. Il tema centrale di questo incontro è proprio quello di sedersi a una tavola rotonda per confrontarsi sul tema della cooperazione internazionale. Lo faremo alla sala Ipogea della Mediateca Montanari a partire dalle ore 16 fino alle ore 19. Chi saranno i relatori? Allora, aprirà l'incontro il sindaco del Comune di Fano, Massimo Seri, perché ricordo che il Comune di Fano è impegnato in diversi progetti di cooperazione internazionale come soggetto capofila, finanziati sia dall'Agenzia Italiana della Cooperazione allo Sviluppo sia dall'Unione Europea. Un impegno importante del Comune in questo senso, proprio perché anche gli enti locali possono essere e devono essere degli attori importanti appunto nel campo della cooperazione internazionale. Dopo di lui interverrà l'assessore Antonini della Regione Marche per la cooperazione internazionale, un intervento importante proprio anche lui a sottolineare quello che appunto la Regione Marche sta portando avanti in questi anni nel campo della cooperazione internazionale, soprattutto in Africa e nei Balcani. Poi interverrà Andrea Stocchiero dell'organizzazione FOXIV e soggetto capofila del progetto Generazione Cooperazione, un progetto appunto che sta portando avanti un po' in tutta Italia, quindi a livello nazionale, un percorso di sensibilizzazione proprio su questo tema. E poi interverrà la professoressa
dell'Università di Urbino, Francesca Deklic. Interverrà inoltre Ivan Antoniozzi, consulente del Comune di Fano, che ha gestito e coordinato proprio questi progetti che si attuano appunto in Africa, che vedono l'impegno del Comune di Fano. Al loro fianco poi ci saranno anche delle esperienze di giovani attivisti appunto della cooperazione internazionale, Tagua, una studentessa proveniente dal Sudan che è, in questo momento sta studiando medicina all'Università di Ancona, e Margherita Capecci che modererà tutto l'incontro. Oltre alle tante associazioni che si occupano di solidarietà. Sì, saranno poi presenti appunto le associazioni che fanno parte di questo coordinamento che si chiama Marche Solidali, un coordinamento di organizzazioni della Regione Marche che si occupano di cooperazione e solidarietà internazionale. Sarà anche l'occasione per i giovani, ma anche meno giovani, di conoscerle e di venire a conoscenza di quelle che possono essere tutte le opportunità di volontariato, ma anche di sbocchi professionali appunto nel mondo della cooperazione. E questa sera apriamo il grande album di famiglia di Fano TV per fare gli auguri a Lina Eusebi, residente a Fano, che ieri ha compiuto 100 anni. A festeggiarla, oltre ai familiari, anche il vice sindaco Cristian Fanesi. Brava! Oh, dai! Auguri, nonna! Tantissimi auguri. Passiamo ora agli ospiti di Sportissimo, il programma dedicato allo sport nel nostro territorio, che torna tra poco, subito dopo il telegiornale. Marco Alessandrini, ex allenatore dell'Alma e di tante altre squadre, tra gli ospiti di Sportissimo, puntata numero 23 del settimanale di Fano TV. Con lui parleremo del campionato di Serie D, ma anche di quello di C e dei suoi trascorsi in Granata. Ancora calcio con i carissimi 2016 a commentare l'operazione condotta la scorsa estate relativa alla fusione con il Real Gimar e l'Olimpia Calcio a 5, con una proiezione anche sul calcio femminile. Infine motori con Marco Gaggi, pilota del campionato Supersport 300, a commentare il decimo posto conquistato nella scorsa stagione e anche ad anticipare i contenuti della stagione che verrà. È tutto per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo e a seguire ad una nuova puntata di Sportissimo. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata. Noi ci vediamo domani, arrivederci.